Ciao. Bentornati. È un po' che non ci vediamo, vero? Video acquisti di settembre. Allora partiamo subito da un must che andava recuperato, che ancora non ho letto per il semplice fatto che mi spaventa l'idea di leggerlo. Sto parlando dell'ultimo numero di Ratman. Ratman numero 122. La fine di tutto, la fine della serie, la fine di quello che sarà Ratman, di come lo conosciamo. E siamo arrivati alla fine e devo ancora leggerlo e non so cosa aspettarmi. Non ho sentito parlare bene, ho sentito dire che finisce bene, ma ho veramente paura. Passiamo a DC Comics, passiamo a Batman. Innanzitutto abbiamo lo speciale del Batman Day, Batman Harley qui in Italia, e onestamente carta da culo. Ma per la testata regolare di Batman abbiamo il numero 16, 17 e 18. Testata che va da cani, ma poi si sta rialzando perché inizia la saga di Bane, saga che è veramente figa e sono stracurioso anche perché succedono delle cose molto interessanti e molto molto pese. Sempre restando in tema DC Comics, passiamo al nostro azzurrone per l'eccellenza. Abbiamo Superman numero 15, 16, 17 e 18. E Superman sta letteralmente spiccando il volo, è veramente una figata. Questa è stata forse quella che seguo con più interesse, più pathos, insieme a un'altra. E veramente tanta roba. Chi è questo Clark Kent che si vuole intromettere nella vita di Superman? Chi è questo? È un casino, ragazzi, è veramente fighissimo. E wow, è la testata che più mi sta piacendo per ora. E non vedo l'ora di vedere come continuerà e cosa accadrà poi con il multiverso. E questa è robina per chi sta leggendo attualmente la testata. Sempre DC Comics, stiamo parlando di Flash numero 15, 16, 17 e 18. E Flash lo seguo sì bene, ma è un po' calato, a mio parere. Lo seguo più che altro anche per i disegni di Gian Domenico, che tra l'altro era al Modena Nerd i primi di settembre, ma purtroppo non ho avuto modo di andare lì perché c'era da fare l'estrazione, c'era da essere lì prima. Io non ho avuto modo perché sono uno a cui piace dormire e arrivo in ritardo spesso alle fiere. Sempre DC Comics, abbiamo Lanterna Verde numero 14, 15 e 16. Testata che è insieme a Superman di quelle di cui sono più interessato a leggere, che comunque si sta rivelando figa perché ci sono un sacco di complotti, un sacco di casini tra i corpi delle lanterne, però tanta roba, cioè mi sta piacendo un sacco. Poi le matite di Sandoval poi sono le mie preferite su Lanterna, quindi è tanta roba. Passiamo alla Marvel con una testata che ne ho parlato su Instagram, per chi segue il mio profilo Instagram ovviamente, dove ho detto il mio parere, ed è una delle testate più fresche che serviva, no, però piace. Questa è una risposta Curo 80, no, Curo, canale di Curo, che sostanzialmente non l'ha proprio portata su un palmo di mano. Effettivamente la Marvel sta sfornando certe boiate, però è una testata che apprezzo e leggo molto volentieri. Sto parlando di Champions numero 2, 3 e 4. È una testata che mi sta piacendo, non lo posso negare. Mi piace perché prima di tutto è segnato da Ramos. Io Ramos lo adoro, potete dire quello che volete, ma Ramos per me è un mostro. E è figa, mi piace questa unione che c'è tra questi giovani supereroi. E poi si avvia l'ennesimo maxi evento Marvel, l'Inumani contro X-Men. Sto parlando di Incredibili Inumani numero 16 e 17, che sto leggendo molto a scazzo, senza troppo impegno, cioè è proprio una lettura d'accesso. Passiamo alla testata Marvel che mi sta stregando e mi sta veramente colpendo nel cuore, ed è veramente una figata. Sto parlando della potente Thor numero 16 e 17. La saga del Thor indegno è qualcosa di mostruoso, ragazzi, veramente. Poi c'è Aaron e Kuiper, fan di quelle robe, ma di quelle robe, ragazzi, che ciao ragazzi, veramente straconsigliato la potente Thor, lo consiglio sempre assolutamente a tutti perché è veramente una delle testate che più mi ha colpito, mi ha preso. Passando a una testata che è partita male ma poi è esplosa veramente, soprattutto con l'ultima saga, il complotto del clone, ovviamente sto parlando di The Amazing Spider-Man. Veramente ragazzi, stiamo arrivando a dei livelli assurdi, è una figata atomica, non vedo l'ora di vedere come andrà a finire. Numero 31, 32
e 33. Ragazzi, che figata, che figata, e basta, non so cosa dire, veramente. Di quei complotti, di quelle cose, ragazzi, che voi non ci credereste mai. E per i fan un po' più vecchiotti, che si ricordano cose molto vecchie relative alla testata di Amazing Spider-Man, ci sono delle vere chicche, quindi se potete recuperatela, ragazzi, veramente recuperatela, perché ci sono di quelle cose veramente all'inverosimile. Poi passando alle Image, sempre verde, Invincible numero 44, che sti gran cazzi, ragazzi, miglior testata supereroistica di questi ultimi 5 anni. E è veramente una figata Invincible. Io non sto nemmeno qui a perdere tempo a dirlo, cioè lo dico in tutti i video. È la nostalgia più che altro che mi fa comprare questa testata, e sto parlando del numero 147 di Spawn, che nonostante McFarlane ci sia dietro, non riesce a colpirmi come dovrebbe, come era il vecchio Spawn, perché questo non è il vecchio Spawn, è qualcosa di... Sì, c'è Al Simmons, ma non è lo Spawn che conoscevamo, tamarro cazzuto degli anni 90, insomma. Però lo prendo per un fastidio di nostalgia, che tra l'altro devo ancora imbustare perché è l'ultima cosa che ho letto. Poi per la Spider-Man Collection abbiamo il numero Il Vendicatore, che avevo già letto su, per chi leggeva Spider-Man Il Vendicatore, era sugli spillati. Io l'ho letto e c'avevo già tutta questa roba negli spillati, però vabbè, rileggerlo fa sempre piacere. E sempre per la Spider-Man Collection abbiamo Spider-Man Buon Compleanno, che Romita Straczynski, tanta roba. Non ai livelli di Tornando a Casa, non ai livelli di Finché le luci non si spegneranno, però un bel volumetto, molto interessante, molto bello, piace. Una piccola chicca che ho voluto aggiungere a questo video è Concrete numero 1, che sto leggendo tuttora, e ed è qualcosa di bellissimo a Concrete, ragazzi. Se qualcuno segue altri youtuber magari l'ha già visto, e parla sostanzialmente della storia di un handicappato, di un ragazzo che viene tramite il governo in possesso di alcuni poteri che lo rendono un handicappato, una sorta di La Cosa di Fantastici 4 e tutto quello che ne concerne attorno, ovvero il fatto che con questa abilità da roccia non riesce a fare le cose più semplici per una persona, tipo mangiare, bere, sdraiarsi su un letto normale, sedersi su una sedia normale, e questo lo porterà a creare altre cose, ed è veramente una figata. Ragazzi, il video finisce qui. So che avete tante domande sul perché io non mi sono fatto vedere da un po', sul perché non ho pubblicato video, ma se raggiungiamo le 10 domande sotto questo video, qualsiasi tipo di domanda, ragazzi, io farò un video risposta dove vi spiegherò effettivamente cosa è successo in questo tempo, e basta. Noi ci vediamo a un prossimo video, e un salutone.